Buonasera, siamo noi. Il viso che vedete sul nostro schermo è quello di un'attrice, di una donna, una volta tanto questo aggettivo non è un aggettivo logoro utilizzato, eccezionale, perché tale era. È nata il 7 marzo del 1908 a Roma, noi la festeggiamo con un giorno d'anticipo, è il compleanno di Anna Magnani e la ricordiamo con i nostri ospiti che sono qui in studio, a partire da Luciana De Falco che è tornata a trovarci, volto popolarissimo, e ben arrivata Italo Moscati, scrittore, autore, regista. Lui, Anna Magnani, l'ha conosciuta personalmente, tra poco ci racconterà come, le ha dedicato due libri, uno dei quali si intitola Anna Magnani, Un urlo senza fine, edito da Lindau, e grazie anche a Matilde O'Kofler, autrice di una biografia scritta con il figlio della Magnani, Luca, Anna Magnani, la biografia, uscito per Bompiani. Grazie a tutti voi che siete qui, perché la racconteremo in ogni modo possibile, questa donna incredibile. Io, Italo, però partirei con te da quell'urlo senza fine che ha dato il titolo al tuo libro, perché ce l'abbiamo stampato di fronte a noi, è parte della nostra storia quel grido, ce l'abbiamo nelle orecchie. Ricordiamo un po' che urlo era, di che film si trattava. Che pezzo della nostra storia era quello? Non so se avete scelto anche l'immagine. Non lo so, lo scopriremo, ma intanto ce l'evochi tu. È una scena famosa, è una fotografia soprattutto, naturalmente, che viene dal film, in cui lei corre perché i nazisti hanno preso il marito e lo stanno portando via. E quindi lei non ha altro modo da fare che quello di correre dietro cercando di raggiungerlo. Poi una raffica di mitra tronca questa corsa, ma l'urlo resta nella mente delle persone. È una delle scene più forti di un film, che è molto forte, anche se ha degli elementi, a volte non lo si pensava forse allora, anche di una certa delicata ironia, persino di comicità. E quindi però la chiave del film, visto che è nella Roma occupata dai nazisti, stanno arrivando gli americani e quindi c'è la ricerca dei partigiani, insomma una situazione molto scottante, il personaggio di lei è quello che rimane più colpito, perché è quello che con passione vive questa avventura collettiva in una città atterrita che Rossellini ha fotografato, eccolo, con la sua grandissima alla perfezione, raccontando, l'immagine l'abbiamo vista scorrere sullo schermo, eccola, raccontando un passato recente in un momento in cui l'Italia però aveva completamente voltato pagina. Italo, l'ho definita una donna eccezionale. È stata, a tuo giudizio, un'attrice, una donna unica, che spiccava, che si distingueva nel panorama pure di tanti, insomma, talenti che ci ha consegnato? Io penso che c'è stata sia una consacrazione italiana, perché il suo successo è stato enorme e ancora va avanti, ma poi ha avuto anche dei riconoscimenti fortissimi sul piano internazionale, per esempio l'Oscar, e il fatto che, a differenza di altri attori o attrici italiane, che sono andate, hanno fatto anche un'esperienza hollywoodiana, ma poi magari la carriera, almeno in America, non è andata molto in profondità. Ma lei ha avuto dei rapporti continuativi con un grande scrittore, Tennessee Williams, che l'ha portata tra poi... Tra poco racconteremo questa fase americana, insomma, importante, di Anna Magnani. Così come battuta, Anna Magnani o Sofia Loren, Italo? Ma sono due donne di cui sono profondamente innamorato, non le tradisco, nessuna delle due. Una bella risposta, posso, Luciana. Sì? Posso rispondere io? Risponda Matilde. Senz'altro Anna Magnani. Perché? Perché Anna Magnani aveva una profondità come donna. Sì, non c'è dubbio. Che Sofia Loren, per quanto bravissima, non aveva mai. Io l'ho intervistata una volta e parlava solo di successo. Cioè una cosa. Era la donna che usciva fuori. Era la donna, ci sta dicendo, che usciva fuori in Anna Magnani. Anna era una donna, una donna completa, cioè una donna appassionata, una donna intelligente, una donna curiosa, una donna generosa con gli altri. E tantissimi episodi si potrebbero raccontare della e sua vita. E lo faremo, adesso lo faremo. Grazie per averci dato anche la sua in questo modo. Una donna vera, ci ha detto Matilde. E per te, Luciana, come attrice, che cosa rappresenta Anna Magnani? Ma anche come donna? Allora, per me è stato un peso enorme con il quale
molti hanno cercato di farmi confrontare. Perché, perché ci abbiamo scherzato anche qui, siamo noi, ti hanno spesso detto, ma c'è una somiglianza. Di questa somiglianza, sì, indipendente dalla mia volontà, devo dire anche. Somiglianza che sicuramente mi ha portato in qualche maniera a rimanere impressa nella memoria sia della gente che lavora in questo mestiere e sia nel pubblico. Però io dico sempre che, insomma, voglio dire, immeritatamente c'è cioè una somiglianza che poi in qualche modo si dà sempre alle attrici italiane di temperamento. Dunque a me è stato un dono divino questa cosa della somiglianza, però è stato molto molto difficile cominciare, ecco, perché, con questo mostro sacro. Insomma, hanno iniziato, tu eri giovanissimo, hai appena iniziato, che già ti dicevano, ma forse potresti interpretarla, tu insomma ti schermivi, ma io è accaduto. Io ho nicchiato, dopo un po' di anni è accaduto. Ecco, è accaduto in due momenti diversi. Sì, in due momenti diversi, ci sono voluti più di 20 anni, quando ormai diciamo avevo già fatto delle cose io come interprete, come attrice, e ho girato questo cortometraggio che si chiama La Grande Menzogna, che ha scritto Gea Martire, che è anche interprete del film, per la regia di Carmen Giardina, che è anche lei interprete del film, dove si incontra, diciamo, dove si racconta l'incontro tra Bette Davis e Anna Magnani. Tra poco noi mostreremo, ecco, questo e poi anche e un omaggio, un video di Paolo Sorrentino. Sorrentino, sì, lo spot per Bulgari che si chiama The Dream, che trovate su YouTube. Ma com'è stato? Com'è potuto affrontare questa cosa, interpretare io, Anna Magnani? Beh, l'ho fatto dopo tanto tempo, l'ho fatto, e il mio approccio è stato l'approccio di chi in qualche maniera interpreta un personaggio con grande rispetto, grande umiltà. Credo di esserci riuscita, ma perché questo è stato il mio approccio. Diciamo che se l'avessi fatto da giovanissima avrei rischiato di scimmiottarla, non era mia intenzione, non era neanche così interessante, non mi sarebbe valso a nulla. Adesso ne possiamo parlare come di un personaggio importante che ho interpretato. Matilde, lei ci ha fatto intuire, ha riportato qua lo spessore della donna, Anna Magnani. Volendo individuare un tratto caratteristico, un po' è brutta come espressione, però rende l'idea, il marchio di fabbrica di Anna Magnani come interprete qual era? Non ho sentito il... Volendo individuare il marchio di fabbrica, cioè quello che rendeva unica come interprete la Magnani. Il marchio di fabbrica, è un po' difficile dirlo. Io credo che sia stata la sua vocazione di essere attrice. Cioè lei ha sempre detto che... la sua vocazione è nata fin da piccola, fin dalla culla, tra una lacrima di troppo e una carezza in meno. E questo voto d'amore che ha sentito fin dalla più tenera età nasceva dal fatto che sua madre, che era una ragazza nubile, l'aveva lasciata alla nonna. E, naturalmente la nonna era una vice madre che lei amava perché tantissimo. Perché la madre l'aveva lasciata la nonna? Perché non aveva potuto crescere? Perché nel 1908 una ragazza che diventa madre senza avere un marito era una vergogna, uno scandalo, per cui la famiglia stessa le ha detto vai a rifarti una vita. E la madre si è addirittura trasferita a Alessandria d'Egitto, sì. In quegli anni andavano moltissimi italiani in Egitto perché trovavano lavoro, cioè era un modo strano, adesso ci sembra stranissimo. Quindi Anna Magnani è cresciuta con la nonna materna in una casa piena di donne, sostanzialmente. E lei, proprio l'attrice, l'ha fatta per bisogno di essere amata. Dice io voglio essere amata. Senza conoscere il padre. Certo. Che anche questo è importante sottolineare. Sì, anzi su questo poi ci sono, come dire, intrecciate tante situazioni, anche per esempio la data di nascita, vero Matilde? È stata contesa, chi gli dava più età di quello che aveva, è stato scritto addirittura nell'enciclopedia dello spettacolo, ed era una donna comunque controversa per quegli anni, ma è successo dopo, perché questa poi anche questa immagine di donna popolare in realtà poi è contraddetta dal fatto che lei che suonava il pianoforte, ha fatto teatro, era cresciuta, insomma, era riuscita anche non a uscire, perché sono d'accordo con Matilde, in effetti quelle cose lì non si esce mai, restano in un angolo magari della coscienza, e quindi è stato uno degli elementi di spinta per fare, per trovare in altri ruoli che ha interpretato qualcosa di calore. Questa di sete di amore che aveva, che adesso poi racconteremo anche in altri modi, perché insomma è stata anche un po' parecchio sfortunata in amore con gli uomini che ha incontrato. Sì. Però Italo, io vorrei chiederti, ricordando per esempio Bellissima, no, di Visconti, ma era bella veramente la Magnani?
Secondo te era una donna bella? Perché la sua non era neanche una bellezza canonica, si diceva la Magnani con le occhiaie così segnate. Ma io penso che la gamma della bellezza di una donna varia attraverso i personaggi che fa, i trucchi, i vestiti che mettono e il rapporto col regista. I registi, ognuno di questi grandi registi che ha lavorato con lei ne ha svelato un'immagine, pensa quella che abbiamo visto per Roma città perduta, ma pensiamo anche Mamma Roma di Pasolini, sono passati degli anni ed è diversa, ma lei aveva una grande magia dentro, una grande forza. Illuminava lo schermo questa donna. La bellezza in quei casi lì non è soltanto un fatto fisico, il volto, i capelli, ma era la sua tempra. Il suo sguardo che non dava sicuramente requie. Perché uno sguardo, era tu lei, ne hai scritto di lei, che ti fissava dritto in mezzo agli occhi. Tu l'hai conosciuta, è un incontro bello quello che avete avuto. Vuoi condividerlo con noi? Sì, perché tu hai avuto modo insomma, di entrare subito. È una cosa molto breve, però a volte le cose vengono quando c'è una situazione che ti spinge a farlo. Era Bologna, io allora abitavo lì e c'era una in tournée, La Lupa, con la regia di Zeffirelli, e lei era la protagonista. Allora al Circolo della Stampa organizzarono una presentazione di lei e degli attori della compagnia. C'era allora un compagno più giovane che lavorava nella compagnia stessa. E c'era tanta gente e io dovevo condurre questa cosa, avevo 19 anni, quindi ero un po' preoccupato perché il personaggio era importante, bisognava trattarlo come si deve. A volte era anche una donna un po' brusca, poi vedremo. No, non so, io poi a un certo punto me la sono vista davanti che aveva anche un'aria un po' preoccupata perché c'era tanta gente e non sapeva cosa. Allora mi è venuta un'ispirazione. Sono partito in quarta, sono andato vicino, le ho preso la mano e l'ho baciata. Questa cosa, il fatto che io l'abbia baciata la mano, l'ha lasciata così, come se avesse comunicato qualcosa che la riportava fuori da tutta la folla che c'era intorno. Ha voluto che io mi sedessi vicino a lei, ma io le ho detto che dovevo stare in piedi, dovevo condurre la cosa, però c'è stato, come dire, un dialogo. È scattato qualcosa, sì, è scattato qualcosa. È stato quello l'elemento che ha fatto sì che il dialogo, il racconto venisse bene, perché si è sentita in qualche modo, non so. Con l'Italo Moscati, estimatore delle donne, gentleman, ha messo subito la Magnani nella migliore disposizione possibile, ma è una tortura parlare di Anna Magnani senza vederla, quindi ci facciamo un regalo, un piccolo regalo. Aranci, macchi aranci! Dai, con l'arancia da Palermo, 3 lire al chilo! Ma che mele che c'ho oggi, che mele! È vivo, guardate l'occhio, ma guarda come mi dice signor, mezz'ora fa stavo sott'acqua. Tenete, attento a babbo scappare. Mettete il guinzaio. Signor Peppino, cosa mi date? A voi la collare perli! Non te caro. Vorrei qualcosa di buono, gente a casa e voglio far buona figura. Ecco qua. Vedete che bellezza, pare una carne con riflettore, sale, pepe, aglio, olio, una fronnetta d'erbetta e vi mangiate pure le dita. La rabbia. Dico a Scapione, non potessi pensare ai broccoletti vostri. Andate che mi fate seccare la frutta con sta frutta. La lingua vi saprebbe la seccare. Perché non vi piace di sentirmi, no? E cambiate mercato, cambiate. Signor Peppino. Io non si dovrebbe dare confidenza a certa gente. Capirai, ci avessimo da rimettere. Signor Peppino. Andate che la signora reclama il cadavere. Meravigliosa. Inimitabile, e l'abbiamo vista Matilde qui accanto a un altro mostro sacro che è Aldo Fabrizi, insomma poi parleremo anche degli cointerpreti, dei suoi amici, di chi lo è stato davvero. Tra l'altro forse bisogna precisare che lì c'era una scena di gelosia, sì, fortissima, perché non c'è l'attrice che è la ragione di questa gelosia, quindi il dialogo che c'è da di loro è tutto riferito a un'altra donna che Fabrizi in qualche modo desidera, perché è una donna della borghesia, elegante e bella, e quindi lei reagisce con le e qui c'è tutta la bravura di questi due interpreti che rendono questa scena alla perfezione, di con questo sentimento di Campo dei Fiori, appunto io volevo coinvolgere Matilde perché c'era questo rapporto, no, della Magnani, che poi racconteremo, è andata fuori, si è affermata anche in America, molto stretto con Roma. Com'era questo rapporto con la città? Questa identificazione, lei amava moltissimo Roma,
A proposito della sua nascita, poi all'anagrafe nel registro c'è proprio registrata la sua nascita e con i testimoni eccetera, per cui è sicuro che è nata a Roma, su questo non ci sono dubbi. Comunque lei amava Roma perché amava tutto di Roma, amava la sera con le sue luci che noi forse riteniamo un po' troppo giallastre, invece lei diceva che erano delle luci che le davano tanta calma, tanta serenità. E quando è stata lontana, quando era in America, pensava sempre a Roma. E quando finalmente è tornata, ha detto: beh, ha tratto un respiro di sollievo. Cosa? Vorrei introdurmi un attimo, perché Fellini, nel film Roma, fa una scena indiscutibile dell'ammirazione di Fellini per lei e del simbolo che Anna è diventata per Roma. A un certo punto la principessa o la regina, ti ricordi meglio, la si vede entrare in una casa a Trastevere e lei dice: ma state buona a Federì, ma va a dormire, com'è la battuta? A Federì, ma va a dormire, va. No, lei entra a Palazzo Altieri, che è casa sua, entra a Palazzo Altieri, che è una delle ultime immagini, no, di lei. Sì, è vero, è intravista tra il portone socchiuso. E lei, Fellini dice: sì, sei una dea, sei la regina di Roma, sei la lupa, la vestale, eccetera. E lei dice: ma Federico, va a dormire, va a dormire. Perché Anna era molto ironica, era una persona intelligente. Sta uscendo fuori, una persona anche diversa. Gli eccessi non li ha mai amati, soprattutto quando venivano da uno come Fellini, che non si capiva bene se erano, dove era lo scherzo, se erano effettivamente lodi o se erano appunto prese in giro. Lei l'ha rimesso subito al posto. Tu prima ci dicevi, Italo, iniziavi a parlarci di questa avventura, no, americana, della Magnani. Un autore come Tennessee Williams si innamorò proprio della Magnani, la volle a tutti i costi interprete della Rosa Tatuata accanto a Burt Lancaster. Quello è un capitolo importantissimo della carriera di, appunto, di Anna, che da romana diventa emigrata italiana all'estero, e quindi questa è un'esperienza. Hollywood allora, ricordiamoci, il dopoguerra era tornata ad essere la capitale del cinema, c'era Cinecittà ma non aveva ancora i livelli così importanti di Hollywood. Quando viene chiamata, e Tennessee Williams l'ha corteggiata a lungo, nel senso che ha cercato di convincerla ad attraversare l'oceano. Lei, che non sapeva l'inglese, ha studiato anche l'inglese durante la traversata, perché si andava con la nave, quindi un certo numero di giorni. E quindi ha fatto questo film, La Rosa Tatuata, con grandi attori americani, e subito è stato un successo clamoroso, cioè, quindi qualcosa. E è scattato lì, anche con la Ma lì c'era il cinema, è una cosa meravigliosa, perché a un certo punto Tennessee Williams, che era un omosessuale, bisogna dirlo, si era invaghito del talento di questa donna e voleva raccontare una storia vera di un immigrato italiano con una faccia vera, e quindi ci è riuscito, perché era un grande sceneggiatore, un grande scrittore, con un'attrice come quella tra le mani, quindi sostanzialmente un'operazione che ha fatto sì che si è aperta la porta dell'America. Ma è piaciuta l'America? Hollywood è piaciuta alla Magnani? Ma certo che è piaciuta, ha fatto anche diversi film, uno anche con Marlon Brando, La pelle di serpente. Piaceva Marlon Brando alla Magnani? Scusate, è piaciuto Marlon Brando? Tennessee Williams, conoscendola solo da pochi film italiani, quando ho scritto il soggetto di Rosa Tatuata, l'ha chiamato Stornello, perché era questo rapporto tra lei, prima il marito che muore, poi un altro, eccetera. E l'ha scritto appositamente per Anna Magnani. Cioè, Tennessee Williams ha scritto tantissime cose per Anna, e molte sono rimaste solo in fase di sceneggiatura, di soggetto. I due che sono diventati film è La Rosa Tatuata e Pelle di Serpente, ecco, con Marlon Brando. Tra l'altro, Matilde, prima accennava al lungo viaggio in nave, prese anche un aereo per l'America, e lei aveva il terrore degli aerei. A un certo punto ha avuto il terrore delle navi. Una volta sola, perché appunto mentre girava La Rosa Tatuata si trovava a Key West,
dove c'era la casa di Tennessee Williams e le scene che si vedono con le palme eccetera sono girate proprio nella villetta vicina a quella di Tennessee Williams e poi dovevo andare a fare altre scene a Hollywood quindi dovete prendere l'aereo gli interni eccetera e c'era poco tempo naturalmente lei si rifiutava assolutamente di prendere l'aereo però l'hanno costretta e ha fatto un tragitto in aereo non arrivando fino là perché fino a Hollywood perché a un certo momento si sono trovati una turbolenza e c'era un aereo che praticamente girava senza avere una rotta per cui Anna che si trovava si è terrorizzata su questo aereo veramente ha sofferto si sarà domandata ma chi me l'ha fatto fare appena potuto è scesa e ha continuato col Santa Fe col treno che l'ha portata in California e avrà sicuramente preferito il treno. C'è una foto di Tennessee Lucia. Williams eccolo sì, lì eccolo, eccolo infatti eccolo il grande Tennessee Williams Lucianna ha interpretato ce lo ricordava in due diverse occasioni la Magnani e io voglio farvi vedere un momento con molta umiltà, un estratto con molta umiltà ci dice tratto dalla grande menzogna in cui si trova a contatto di fronte dialoga e interagisce con un'altra grande un altro mostro sacro del cinema americano vediamo. You and I are very much alike. Noi siamo molto simili. Noi viviamo alla maniera difficile. Ti adoro. I love you. Shall I order some tea? I have a surprise for you. Una tazza di tè? Il cinema con te è un monumento, guarda. Una tazza di cioccolata? Oh, una sorpresa. Il cappuccino. Quindi diciamo, Luciana, che c'era questo incontro? Anna Magnani, Bette Davis e in realtà poi c'è una scoperta c'è che un si epilogo, fa diciamo, sì, in diverso questo... dove loro non sono appunto le veramente attrici questi due mostri sacri la cosa devo dire più straordinaria che siamo riusciti a compiere come un piccolo miracolo perché questo è un piccolo cortometraggio è stato rifare i film della Magnani e della Davis infatti ci sono dei frame brevissimi dove io faccio un piccolissimo pezzo di bellissima Campo dei Fiori e l'onorevole Angelina addirittura però sì più importanti poi un altro della Magnani Italo, ci siamo riusciti Bette Davis la Magnani una delle due donne di queste due fa un po' paura poi messe insieme sì. L'incontro è reale però è accaduto come? Veramente l'incontro sì. Tra di loro allora quando la Magnani è diventata un premio Oscar aveva già alle spalle il successo di Roma Città Aperta ma ormai il mondo aveva riconosciuto una delle dee del cinema che teneva il passo con quelle americane non era un personaggio esibizionista, eh? Devo dire che questa è una cosa delle differenze da molte attrici di successo. Era molto con il suo cane, il suo figlio, una sua ricerca di intimità al Circeo, in una sua casa. Non era un personaggio, aveva anche gli amori da in qualche modo da smistare. Ed uno mi ha colpito in particolare, quello con un attore giovane che... di cui mi sfugge il nome, ma Matilde Massimo Serato. Massimo Serato, il quale Massimo Serato interviene nella sua vita dopo Rossellini e dopo Alessandrini, che era un regista anche lui. Io ti interrompo, Italo, sì, perché questi amori li vorrei prima. Vedere con voi, quasi non dico Massimo uno Serato a uno, ma prima. Quasi. Massimo Serato, perché ecco, il grande ma bellissimo Massimo Serato. Rossellini lo conosce dopo. Nel 46. Sì, ecco. Nel 46. No, li voglio vedere dopo con voi questi amori, perché sì. Lo dicevamo, è stata parecchio sfortunata con questi uomini che non hanno avuto il suo stesso coraggio vero, in qualche modo. Tra un po' spiegheremo perché vorrei tirare dentro anche voi che sicuramente amate Anna Magnani come io so che piace e la ama anche il nostro Simone assolutamente Gabriella Roma Città Aperta bellissima Roma insomma ci sono tantissimi film che mi piacciono di Anna Magnani però vogliamo sapere la vostra vogliamo sapere il vostro ricordo di Anna Magnani e soprattutto qual è il vostro film preferito fatecelo sapere lasciateci un messaggio in segreteria al nostro numero verde 822 88 96 oppure lasciateci una mail siamo noi @tv2000.it scriveteci un commento sulla nostra pagina Facebook oppure un tweet @siamonoitv2000 e seguiteci anche da cellulare e tablet scaricando la nostra applicazione vi aspettiamo.
Grazie, grazie Simone. Allora Matilde, io iniziavo a accennarci a Italo Moscati, questi amori che aveva, lui ha detto, ha usato la parola, doveva smistare questi amori che aveva, poi tanti altri amori suscitava, anche perché poi vorrei parlare della Magnani mamma, che è stata una mamma tenerissima e attenta, lei che era vissuta lontano dalla sua. Ecco, questi nomi li abbiamo un po' fatti, li ripetiamo, no? Goffredo Alessandrini, Massimo Serato, Rossellini e Antoni Franciosa. Ce ne sono stati degli altri. Questi, diciamo, sono quelli che forse le hanno ferita Tinti. Maggiormente, Matilde. Io mi concentrerei un momento su il dolore che le hanno recato questi uomini, che non hanno avuto il coraggio di abbandonarla, di lasciarla. Non l'hanno mai fatta guardandola dritta in faccia, come ci diceva Italo, che lei sapeva fare molto bene. Perché il marito se n'è andato per un'attrice più giovane, che era la Bianchi. Che il marito, ricordiamo chi era il marito, Alessandrini. Goffredo Alessandrini, un regista molto famoso, soprattutto dell'epoca fascista, che però non credeva nel talento di Anna, tant'è vero che l'unico film in cui hanno girato assieme, cioè che lui ha fatto e in cui ha messo una piccolissima, un frammento di Anna e Cavalleria, e l'ha fatta vedere soltanto su un palcoscenico come una sciantosa, ecco, che canta una figurarsi. Canzone. Sì. Massimo Serato è il papà di suo figlio. È papà di suo figlio. Però quando noi pensiamo al cuore spezzato di Anna Magnani, pensiamo tutti a Roberto Rossellini. Certo, io credo che l'amore più forte sia stato quello per Roberto Rossellini, perché c'era anche un'intesa intellettuale, non era soltanto un fatto passionale. E artistica poi. Mentre Goffredo Alessandrini era sì una persona colta, eccetera, ma non era del suo stesso livello. Del ma suo quanto stesso è durato livello. Italo questo Massimo amore? Serato era un attore così bello, molto era il bello, era bellissimo, dice. E tutte le donne impazzivano per lui. L'unico che veramente è rimasto nel cuore di Anna è Roberto, senz'altro, ecco. Roberto Rossellini. Però c'è un episodio su Massimo Serato che vale la pena di raccontare. Ricordiamolo, per poi passare a Rossellini. Ci dicevi appunto che a un certo punto c'è la felicità, ma c'è anche l'infelicità del rapporto. Ora, era bellissimo Massimo Serato, è vero, però c'era la guerra e a un certo punto venne richiamato al fronte. Erano gli anni appunto in cui l'Italia stava per entrare in guerra con i nazisti. E Anna Magnani, che non voleva assolutamente che Massimo si allontanasse da lei, mosse mezzo mondo tra le autorità militari e quelle fasciste per trattenerlo. E ci riuscì. Poi alla fine lui fu dislocato, non so, dalle autorità in un'altra città per farne perdere le tracce. Dopodiché però Massimo Serato la lasciò, quindi lei aveva anche fatto questa cosa. Beh, le parole in questi casi si chiama anche disertore, però naturalmente certo. Gli appoggi che ha avuto non hanno tirato fuori questa parola, però la gratitudine di Massimo Serato si è svelata anche nel fatto che poi a un certo punto, ecco, si immaginiamo insomma quanto questo poi lei ha scritto su queste cose pagine anche dolorose, quando ne abbiamo parlato, proprio devo scrivere questo libro, lei ha fatto tutta una serie di una grattatoria delle persone che l'hanno ferita, ma ha ragione Matilde, che la grande rottura, con anche degli episodi anche gustosi. Vogliamo ricordare, allora intanto quanto è durato il rapporto con Roberto Rossellini, e ricordiamo anche le circostanze, insomma che cosa è accaduto, perché... Allora, con Roberto Rossellini hanno girato Roma città aperta, però erano soltanto un'attrice e un regista. Dopodiché è cominciato il loro amore, anche dovuto al fatto che Roberto aveva un figlio, Romano, che era andato in vacanza con la nonna in Spagna, si era malato di appendicite, era diventata peritonite ed era morto. Per cui aveva questo grande dolore. Anna aveva Luca, che a 2 anni e mezzo si è ammalato di poliomielite. Per cui lei aveva questo, lo
stesso il grande dolore di Luca. Quindi si sono un po' rispecchiati l'uno nell'altro. Si sono trovati, sì, anche sul piano umano proprio. Roberto Rossellini cosa ammirava particolarmente di questa donna? Cosa colpì questo regista? Io penso la grande forza vitale di Anna, la grande generosità di Anna. Ci sono, perché io ho potuto vedere tutto l'archivio di Luca, no? E tutte le lettere, eccetera. E posso raccontare alcune cose molto, molto carine. Allora, una è che lei andava sempre al ristorante al Moro, in vicolo delle Bollette, vicino a Fontana di Trevi, e pagava sempre lei. Lui squattrinava, ovviamente. Era ordinatissima, aveva messo nelle buste le ricevute di tutti i pranzi che aveva pagato. E non era mai sola, pagava sempre lei, era con Roberto Rossellini, sempre squattrinato, no? Questa donna che dava, e riceveva meno. Dopodiché, cosa è successo? Moderno. Che negli anni, dunque Roberto a un certo momento va a Berlino a girare Germania Anno Zero. Prima lei era un po' gelosa, Anna Magnani, vero? Una donna abbastanza possessiva. Sì, direi di sì, che era una donna gelosa, possessiva. Comunque Roberto Rossellini le lascia una sceneggiatura, cioè non era ancora una sinopsi, insomma, di Germania Anno Zero, e le lascia una dedica, dice: cara Anna, vado a fare questo film per essere degno di te, amore mio, sì, eccetera, eccetera. E dopodiché continua ancora, anche quando va in America per lavorare con Ingrid Bergman, ecco, la donna di cui ancora, si innamora, per cui ancora lascia... le manda, le dice amore mio, eccetera, cioè le scrive mentre era già innamorato della Bergman, certo, mentre lui era già in America e stava appunto progettando un film con Ingrid Bergman di cui si era innamorato e che comunque l'avrebbe portato a diventare un regista molto più importante sul piano internazionale. Questa storia, questo abbandono ha letteralmente spezzato il cuore della certo. Magnani, ma anche per la modalità con cui si è verificato. Sì, è stata ingannata. Questo è un episodio molto interessante, ecco. Perché Rossellini era un personaggio molto fantasioso, un donnaiolo, un tombeur de femme. Non me lo difendere adesso qui, no, che non lo difendo. Che aveva anzi il contrario. L'episodio che racconto è un po' grottesco, però si presta bene a non dare a questo personaggio una luce lucente. No. Lo possiamo santificare. Comunque, arrivò un telegramma da questo Ingrid, lo so anch'io, in cui dice: ho visto il tuo film, è meraviglioso, I love you. C'è l'unica parola che conosco in italiano, allora con questo telegramma anche lei, insomma, si era presentata bene, come tutti i registi in cerca di film da fare, ha girato i produttori italiani dicendo: io ho la Bergman. E dopodiché è andata in America e è riuscita a convincerla e hanno fatto Stromboli e hanno vissuto e hanno fatto dei figli insieme. Ma un episodio curioso, appunto, un po' grottesco: l'ultimo incontro tra Rossellini e la Magnani avviene in un ristorante sulla Riviera Amalfitana. Sì, perché avevamo girato Amore, giusto? Sì, subito a un certo dopo. Punto c'è. Ferratissimo, Luciano, questi ultimi momenti dell'amore della Rossellini. Il pranzo, arrivano gli spaghetti, perché la vista è meravigliosa, conosco anche il nome dell'albergo, forse tu te lo conoscerai perché sei di quelle parti, ma non me lo ricordo. Dischia, comunque gli spaghetti arrivano e, qui dicono le cronache, vengono spiattellati sul volto di Rossellini in diretta per tutti, ecco, i camerieri. Questo era il temperamento una di Anna cosa Magnani, che si legge, poi magari non so. Mi verrebbe da dire, meno male, Matilde, lo può confermare, almeno non so. Il piatto di spaghetti spiattellati, ma è vero che Rossellini... Era successo questo, che Rossellini aveva detto al concierge: se arriva qualche messaggio per me, per piacere me lo dia solo se sono solo. E questo pensando che la Magnani stava con lui, però, per cui era come se fosse solo, non era in mezzo alla folla, mentre sono a tavola gli porta questa cosa: signor Rossellini, dice, visto che è solo,
Anna, a sentire questo è impazzita, giustamente, donna del tramito, ci piace ancora di più per questo sì. piatto di spaghetti spiattellato sulla faccia di Rossellini. Ma è vero che mi confermate, perché io questo non lo sapevo, l'ho appreso leggendo gli appunti che ci avete mandato, che Rossellini non ebbe il coraggio di lasciarla mentre vivevano insieme all'Exercio e disse: scendo un momento, come il caffè, da comprare le sigarette. Vado a prendere un caffè, le sigarette, sì. E se n'è andato, sì. così, sì, con sì. la donna, dalla donna che ha amato fino a quel momento senza una spiegazione. Così. Un fifone, vediamo un grande... No, questa è una cosa, io ti devo chiedere, voglio coinvolgere un momento il nostro pubblico che sta scalpitando. Perché pare che lei si fosse accorta di questo amore tra Bergman e Rossellini grazie a Suso Cecchi d'Amico, se non mi sbaglio, no? Questa la grande sceneggiatrice. Che, grandissima sceneggiatrice, alla quale aveva chiesto qual era la strada che avevano preso dopo che Rossellini, dopo che la Bergman era arrivata in Italia, dice: ha fatto l'Appia Antica, e lei disse: allora si è innamorato. Cioè, proprio una rivelazione. Subito, cioè, nel senso, le conclusioni. Così, lei subito le conclusioni. Immaginiamo il dolore di questa donna. Cioè, nessuno gliel'aveva detto. Rossellino gliel'aveva detto. Vorrei brevemente tirare dentro il nostro pubblico, perché c'è ancora un tassello importante da tirar fuori in corsa, perché è quello della mamma, di Anna Magnani, madre, perché è stata una grande madre. Ma sentiamo un po', Simone, il nostro pubblico l'amava e come? Sì, c'è anche un bel dibattito, perché c'è Roma città aperta, bellissima, insomma ci sono tanti film che piacciono ai nostri amici a casa. Cominciamo però a sentirli, cominciamo con Diana. Anna Magnani, che donna eccezionale, avrei voluto conoscerla di persona. I miei film preferiti, anche se in realtà mi piacciono un po' tutti, sono Bellissima di Visconti e Roma città aperta di Rossellini. E poi Roberta, La rosa tatuata è senza dubbio un film meraviglioso. La prima volta lo vidi di notte e sono rimasta sveglia fino alla fine del film. Pietro, il primo posto va assolutamente a Roma città aperta e a quell'urlo impossibile da dimenticare. Quella era la nostra Italia, un paese piegato dalla guerra che poi è riuscito a rialzarsi. Antonietta, Anna Magnani è e rimarrà sempre nel cuore di tutti. Una grande attrice e soprattutto una grande donna. Bellissima, è un film stupendo e intramontabile. Grazie a tutti voi, perché insomma ci state facendo sentire quanto amore e quanta ammirazione per questa grandissima attrice. Io vorrei proprio avviarmi verso la conclusione ricordando che madre è stata, perché questa donna che ha dato così tanto anche a uomini che probabilmente non meritavano tutto questo affetto, poi non ha mai fatto mancare l'affetto al figlio. Che cosa possiamo dire della Magnani madre, madre di Luca, con cui peraltro tu, Matilde, hai scritto la biografia della grande attrice? Sì. La madre, secondo me, ha amato tantissimo Luca, e la cosa che mi ha colpito di più è stata che l'ha reso una persona autonoma. È costretta a mandarlo in Svizzera, a Losanna, perché allora non c'erano i mezzi per la rieducazione, lui aveva le gambine ammalate dalla poliomielite. Naturalmente poi lei era presente ogni compleanno, gli telefonava in continuazione, eccetera, eccetera. Ma quando Luca è tornato a 16 anni in Italia, è andato a abitare a Palazzo Altieri, non l'ha tenuto con sé nell'appartamento, ma l'ha messo nell'appartamento, gli ha dato l'appartamento vicino, e dandogli perfino i soldi perché lui si facesse lui tutte le sue spese, si occupasse madre, con madre presente ma non opprimente. Non opprimente, lo ha cresciuto e da soprattutto, donna sola, assolutamente, dandole il suo cognome, cosa che all'epoca, certo, non era così scontata, e assolutamente, proprio con lo scopo preciso di rendere questo ragazzo che era handicappato, perché aveva avuto la poliomielite, deve camminare con i bastoni, però di renderlo assolutamente una persona che poteva vivere senza di lei e non avere problemi. Poi ecco. Luca si è laureato in architettura, eccetera. Volevo agganciarmi quello che diceva Matilde, che appunto ha raccontato questa storia che è così. Però è capitato un episodio proprio a Benevento, mi ricordo. Ero andato lì a presentare il mio libro Un urlo che non finisce, no? Che non possiamo resistere al suo richiamo, e si parlava appunto dei rapporti amorosi, e allora qualcuno del pubblico ha cominciato a dire: ma insomma, era una donna vittima, era una donna che cedeva rispetto agli uomini. Allora lui ha chiesto la parola e ha detto: non è così, mia madre era un uomo. In che senso, gli ho detto, ho fatto? No, perché no, mi difendeva come una tigre,
non ho mai visto lei cedevole, incerta, imbarazzata. L'ho sempre sentita come se fosse un uomo oltre che una madre. Naturalmente ha preso un applauso incredibile, perché lei era appunto... Era lei stessa che si autodefiniva l'uomo di casa, perché non avendo un marito, non avendo nessuno vicino, doveva pensare lei. Cioè, e proprio anche la sua grande... Cioè, lei amava moltissimo il suo lavoro, ma anche proprio l'ansia di continuare a lavorare, era perché dice io devo mantenere la mia famiglia. Abbiamo descritto una donna davvero grande e intuiamo che c'è ancora così tanto da scoprire che se ci mettessimo qui a fare un'altra puntata chissà che cosa uscirebbe, perché questa donna che domani avrebbe compiuto 110 anni ha davvero tantissimo da trasmettere anche a molte ragazze delle nuovissime generazioni. Io ringrazio tantissimo i nostri tanti ospiti. Tanti auguri a Mannarella. Auguri a Mannarella, davvero, e noi ci ritroviamo puntuali domani alle 13:50. A domani, grazie a tutti.